Foligno è stata tra le prime città italiane ad ospitare una tipografia. Collocato nell'antico Palazzo Ruffini, il Museo della Stampa raccoglie testimonianze sulla produzione della carta e sull'editoria folignate dal XV secolo ad oggi. Il palazzo, tardo quattrocentesco, era infatti l'antica dimora della famiglia Orfini, ricchi zecchieri pontifici e sede della tipografia. Qui operò Johannes Neumaster, allievo di Gutenberg, e qui venne stampata nel 1472 la prima copia della Divina Commedia di Dante Alighieri. Al piano terra si trova una sezione dedicata alla produzione della carta di Foligno, che godeva dell'abbondanza d'acqua nel territorio, dalle prime cartiere fino ad oggi, e la ricostruzione di un torchio da stampa quattrocentesco. Al terzo piano dell'edificio, posto all'interno del palazzo comunale, si possono ripercorrere le tappe dell'evoluzione della stampa della città di Foligno, dalle carte con filigrana alle matrici. Le teche raccolgono le edizioni quattrocentesche della prototipografia Orfini Numister e a seguire encomi, epitalami, dottorati, monacazioni e i giornali editi in città. Nella sala dei lunari, una panoramica di interessanti lunari e almanacchi, come quello particolarmente celebre dell'astrologo Barbanera. Infine, nella loggia dei Trinci, interamente affrescata con monocromi che raccontano il mito fondativo della famiglia e le origini della città, si trova la sezione dedicata ai tipografi presenti in città tra il XVI e il XIX secolo.